avvocati, ci provassi a mettermi in mutande? A me. Belle parole, bravo. L'unico problema è che le sue mutande sono anche le mie mutande. Allora, Beh, ma che schifo, ma potevi dire. A Natale te ne potevo regalare un paio, no? Ma che c'entra? Ma lo capisci che se ci portano io il locale, a lui resta Lucia, a me che me resta? Un posto da Barbona alla stazione Termini. Ma perché te davvero pensi che se Sergio si porta le ragazze a Milano, Lucia resta qua con lui? Oh! Che fai? Rifletto. Te? Pure. Beh? Oh! Andiamo a trattare, che pure noi siamo uomini d'affari, sa? Andiamo a trattare, vedrai che troveremo un accordo. Giulio, noi usciamo un attimo. Andiamo a trattare. C'erano solo questi. Mi sa che ti devi accontentare. Come va? Sì. Io dico che niente, sai? Niente. Io intanto sento un dolore. Niente di niente, non te lo sei rotto, è solo una forte contusione. Comunque quello per sicurezza tienilo. Sì, vabbè Carlo, ma mi sembri dispiaciuto. Almeno avresti avuto una buona ragione per avermi fatto annullare due lifting. Te l'ho detto che stava qui, mi hai fatto girare gli ospedali di mezza Roma. Ma che colpa mia se questo sta andato a ricoverare all'ospedale più lontano di Roma? Oh, che c'entro io? C'è già il poliziotto. L'ha denunciato. Buono, ci penso io, sta tranquillo. Qui bisogna prendere tempo. Lascia fare a me. Però non te muovi. E dove vado? Molto lavoro oggi, eh? A volte le chiamano pure per stupidaggini, mi fanno perdere tempo. Vedi fra vicini, macchine in seconda fila. Cazzotti sul naso. Tutte stupidaggini che possono. Agente Martinelli, le sue analisi sono pronte. Se vuoi scusarmi, per l'analisi. Che ti ha detto? Sto a posto, ho sistemato tutto, ci ho parlato io, tranquillo. Stai tranquillo. Sta messo tranquillo, meno male, speriamo. Che ci fate voi qui? Chi cercate? Signor maresciallo. Il signor Cuticini. 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 Seguitemi. Poi la fa saluto, non lo penso di su. Aspettate qui. Scusi. No, guardi signorina, li mandi via, non li voglio vedere. Nessun problema. Non faccia così, volevamo solo parlarle. Il paziente non desidera ricevere la vostra visita. Sì, ma non c'è bisogno che usa questi modi. Qui l'amico mio è pure una persona anziana. Non c'è bisogno, come? Andiamo. Ma che stai? Andiamo. Maresciallo, per favore, non mettere le mani addosso. Su. Sono loro? Che eleganza. Qual è il problema, me lo casche? Mettimi. Ehi. Ti ha detto anche bene che hai rimediato solo un cazzotto. Ma ti pare che uno vada gente come quella e gli dice che gli vuol portar via moglie e figlie? Un momento, non è ancora sua moglie. Come se ci fosse differenza. E poi non c'è un giudice al mondo che darebbe a te l'affidamento delle ragazze. La verità è che con Lucia hai sbagliato tutto e ormai è tardi. Giusto se muori, forse. Stavo scherzando. È che le donne sono fatte così, sono tutte un po' infermiere nell'animo. Tu non hai idea di quante coppie divorziate ho visto rimettersi insieme nelle sale d'aspetto dell'ospedale. Scusate. Sto male. Vediamo. Oh. No, è che... mi hai convinto. Su cosa? Sul fatto di morire. Tu però mi devi dare una mano, eh? Scommetti che fra 48 ore Lucia e le ragazze sono in viaggio per Milano? Ma ti rendi conto che non ci vuole neanche vedere? Quello ci rovina. Bisognerebbe trovare modo di distrarre quel mastino napoletano. Sì, magari un po' di porchetta avvelenata, che ne so. Una porchetta avvelenata, su. Porchetta. Manuela, la porchetta. Sei scemo. Sta su a sedia a rotelle.
Vedete, quando è cascato da dietro gli si è rotta la schiena dorsale. Chi? Noi siamo capitati così. Volevamo sapere come stava. No, scusatemi voi se in bottiglieria mi sono comportato così, ma era un momento delicato. Giulio non voleva dargli per cazzotto, no. Si è pentito subito. Che lui ci tiene a Lucia, alle sue figlie, tanto ci tiene, alla bottiglieria. Anche se l'idea sua della ginseria era fantastica, no, bisogna dirlo. No, non tanto. Diciamo, le cose come stanno? Comunque, non dovete preoccuparvi. Dite a Giulio che è tutto passato. Non ho alcuna intenzione di denunciarlo, di prendermi Lucia, le figlie e tantomeno la bottiglieria. Grazie. Lei... Un signore. Signore. Un signore, proprio. Grazie, signore. Devo dire. Grazie. Veramente un signore. Grazie. Dottore, come sta? Che c'ha? Il tizio che l'ha colpito ha corso un bel rischio. È un vero miracolo che il dottor Cudicini sia ancora vivo. È cardiopatico. È ischemico, con gravi problemi alla valvola mitrale. Neanche un trapianto lo può salvare. Mi dica un po'. Ah. Sarà il volante mitrale, dai, motivo. Ma siete sicuri, siete? Oh, il dottore ha parlato chiaro. C'ha la valvola mitraglia e il cuore isterico. Morto che cammina. Poveraccio, poveraccio. Per prezzo del successo, vedi, lavori, 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 non ti fermi mai, poi a un certo punto ti schioppa la pure. Pure io bisogna stare attento. Che c'entri? Centro. Bisogna che pure io mi prenda un po' di tempo per me. E bisogna che dedichi un po' di tempo al lavoro. L'ultima macchina che ha aggiustato c'era il clacson a pompetta. Il problema piuttosto è come dirlo a Lucia. C'è un modo solo. Quale? Non dirglielo. Come faccio a non dirglielo? E come fai? Non glielo dici. Se glielo dici rischi che ti rompa il matrimonio. Perché? Perché Lucia non può partecipare a due cerimonie insieme. Matrimonio con te e funerale con Sergio.